C'è stato il terzo tavolo tecnico per esaminare la fattibilità dell'ipotetico percorso alternativo in alveo, in seguito ad altre riunioni e approfondimenti che i singoli enti partecipanti avevano esperito in questi giorni. E stamattina si è riscontrata la possibilità o meglio, l'impossibilità di procedere alla realizzazione di questo percorso alternativo. Quali sono le motivazioni? Le motivazioni sono riconducibili fondamentalmente a due aspetti. Il primo è l'aspetto autorizzativo. Siamo in ambito fluviale, per di più siamo nell'area del Parco del Trebbia, in presenza di un SIC, sito di interesse comunitario, e di una ZPS, cioè zona di protezione speciale definita dall'Unione Europea. Quindi ci sono vincoli molto pesanti, che non sono derogabili se non in caso di emergenza, ma non è questa situazione. In più c'è un altro problema di tipo finanziario, cioè i privati, imprenditori e attività commerciali che erano interessati a finanziare questo ipotetico passaggio vogliono giustamente, preventivamente sapere dal Ministero dell'Economia e delle Finanze se queste spese possono essere deducibili dalle loro dichiarazioni dei redditi, perché questa risposta non è possibile averla prima di 90 giorni, dati i tempi ministeriali. Quindi adesso quali saranno le soluzioni a questa situazione? Beh, la soluzione è quella che la provincia aveva indicato fin dall'inizio, cioè il passaggio alternativo è sul ponte nuovo del Trebbia, denominato Paladini. La chiusura quindi. Nelle nostre intenzioni dovrebbe essere dall'inizio di giugno, in modo da poter riaprire entro i 105 giorni che saranno previsti nel contratto, quindi riaprire il ponte prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, quindi entro metà settembre.